Salve, salve da Marco Calandro. Io sono uno specialista del settore dell'arredamento. Ho realizzato la prima fiera del mobile a Milano nel 1974. Allora era solamente fiera di settore, non potevano entrare i consumatori. E da allora sono nel settore del divano. Mi trovo qua oggi per conto di Alleanza Mobilieri per sta passando un ricovero. Io mi trovo, mi hanno detto che dovevo fare anche video da qui. Io in effetti mi trovo nei Caraibi, perché io vivo ormai in America Latina, ed mi hanno chiesto comunque Alleanza Mobilieri di realizzare video di informazione per l'utenza. Oggi sto rispondendo a quale prodotto usare per pulire un divano in ecopelle. Allora, consideriamo una cosa, la risposta è molto veloce. L'ecopelle sostanzialmente è una combinazione di PVC con una tela di sostegno di questo strato di PVC. Quindi un divano in ecopelle, io dico di usare una spugna molto soave, quindi molto morbida, con acqua e sapone, senza usare altri materiali. Questo qua probabilmente non porterà un risultato immediato, nel senso che per pulire definitivamente il divano dovremo fare più applicazioni, possibilmente in giorni differenti. Facciamo riposare l'ecopelle in maniera di non stressarla. Quindi realizziamo una pulitura con un saponi non saponi aggressivi, saponi di pulizia della pelle, che sono i più delicati. Usiamo questo sapone e passiamo successivamente la spugna con acqua. Successivamente, nei giorni successivi, dopo che abbiamo fatto riposare le copelle, andremo a ripetere l'operazione andando a recuperare, quindi un poco per volta, il prodotto, cioè il divano. Considerate una cosa, molti di questi divani, per un fattore estetico, hanno dei fili di cucitura chiari, quindi o bianchi oppure beige, e la pulitura di questi fili di cucitura, che sono quelli che stanno sui braccioli, sui bordi dei cuscini o delle sedute, per riuscire a pulire questi fili è un pochettino più complesso. Comunque io consiglio di usare la stessa tecnica, andando con acqua e sapone a pulire piano piano queste cose. Ci stanno sicuramente, il bicarbonato per esempio è un prodotto che può notevolmente essere d'aiuto, però considerate che il bicarbonato già è un prodotto più aggressivo. Quindi prima di andare a utilizzare un prodotto più aggressivo come il bicarbonato, io farei più tentativi con acqua e sapone, con un sistema sapone da corpo, e attenzione, non usiamo shampoo, perché gli shampoo di per sé sono anche più aggressivi. Questo in linea di massima le regole per utilizzare, e non avere fretta, insomma, non bisogna fare questa pulizia tutta quanta in una volta, usate più giorni per utilizzare questa tecnica di pulizia del divano. Bene, grazie sempre per ascoltare i video di Marco Calabrò, e grazie ad Alleanza Mobilieri che mi sta dando l'opportunità di realizzare questi video di informazione all'utenza.